E abbiamo quindi ora l'ultimo intervento, per cui invito Emanuele Frattini della Vega Macchine per Caffè. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Emanuele Frattini, mi occupo in Vega di una funzione tecnico-commerciale. Vega è un'azienda, ci stacchiamo adesso dal mondo gelato, ma parliamo di macchine da caffè in quanto comunque è un'attrezzatura sempre più presente all'interno delle vostre gelaterie. Quindi Vega è un'azienda qui presente in provincia di Treviso, leader mondiale nella costruzione di macchine da caffè espresso, è presente in 130 paesi nel mondo e da diversi anni una delle nostre missioni appunto è il Green Nine e l'ecosostenibilità con cui produciamo le macchine da caffè. Questo perché? Perché collaudiamo tutte le macchine da caffè che vengono qui prodotte nello stabilimento appunto di Susegana in provincia di Treviso e pensate quanta acqua viene sprecata per il test di ogni macchina. Calcolate solo che produciamo all'incirca 150 macchine professionali al giorno, quindi pensate quanti litri di acqua vengono sprecati. Questo che succede? Che recuperiamo e rifiltriamo l'acqua con cui testiamo le macchine e da alcuni anni non solo recuperiamo l'acqua ma cerchiamo di recuperare anche il materiale con cui produciamo le macchine da caffè, quindi utilizziamo materiali nobili, rame, ottone, ferro, siamo attenti alle emissioni che vengono rilasciate nell'acqua, quindi anche questo è un tasto molto delicato. Tutte le nostre macchine hanno dei requisiti per cui non vengono rilasciati metalli pesanti all'interno dell'acqua e questo ci permette appunto di essere molto attenti dal punto di vista dell'utilizzo sia per l'utente finale in quanto come consumatore sia per chi utilizza la macchina da caffè. Il nostro Green Line che vedete nelle macchine, noi siamo presenti qui allo stand di Dama Caffè, è un nostro carissimo cliente con cui ormai collaboriamo da tanti anni, molto presente nel mercato tedesco. Il nostro Green Line è un sistema che abbiamo brevettato negli anni, a partire ormai da quasi 14-15 anni fa. Siamo arrivati al Green Line perché con l'unione della tecnologia di quattro elementi che vedete qui esposti, quindi il self-learning software, il multi-boiler technology, low energy consumption e l'high safety boiler. Quindi queste quattro componenti che adesso andremo a sfogliare una ad una permettono alla macchina da caffè utilizzata all'interno della gelateria del bar di risparmiare fino a un 47% di energia elettrica. Cosa succede? Vedete, il self-learning software, abbiamo parlato, no? Si è parlato tanto appunto di risparmio energetico, cose del genere, ma cosa fa in questo caso la macchina da caffè? Ha un sistema brevettato di autoapprendimento che può calcolare giornalmente e settimanalmente il lavoro del cliente, del barista. In base a questo può mettere la macchina in tre fasi diverse che vedete, on, standby ed off. Quindi è inutile che, faccio un esempio, una macchina a tre gruppi durante l'arco della giornata, se io non ho tanta clientela, perché devo tenere accesi tutti e tre gruppi? Quando potrei tenerne accesi solo uno per produrre comunque caffè? In questo caso qua, con il self-learning software posso farlo. Posso farlo con il self-learning software e posso farlo anche manualmente. Quindi c'è un tasto con cui posso andare ad attivare queste funzioni per il risparmio appunto dell'energia. Il multi-boiler technology,
non ci l'abbiamo solo noi in vela, ma noi l'abbiamo studiato appunto con un software brevettato che ci dà la possibilità effettivamente di risparmiare energia. Cosa succede? Significa che in questo caso ho una caldaia caffè per ogni singolo gruppo. Non so se avete mai sfogliato una macchina da caffè, ma una macchina da caffè tradizionale ha una caldaia unica dove genera vapore, acqua calda per del tè, per gli infusi o per altro comunque. In questo caso qua ci sono una caldaietta per ogni gruppo caffè e una caldaia servizi. Questo cos'è che aiuta? Aiuta in modo al software intelligente di andare a parzializzare le potenze solo quando servono su elementi ben divisi, cosa che invece in una macchina tradizionale non poteva essere fatto. Perché? Perché la caldaia è una, io non posso permettermi durante l'arco della giornata di spegnerla, perché se mi arriva un cliente e mi chiede giustamente un caffè, che poi uno mi dovesse dire: ma Emanuele, qual è una delle due, la tradizionale o la multiboiler? Tutte e due sono efficienti per fare caffè, lo fanno tutte e due nel miglior modo. È che in questo caso qua la tecnologia e l'innovazione negli ultimi anni ci aiuta per un risparmio energetico. Quindi calcolate che qui fate caffè, ma nello stesso tempo risparmio energia, e quindi risparmio soldi per pagarmi la mia materia prima, magari che sto comprando bel caffè. Esatto. Quindi non è poco. L'altra è appunto sempre Low Energy Consumption, e vedete che si risparmia di un 47% di energia. Ovviamente è il picco massimo con cui risparmiamo energia, e non dimentichiamoci però una cosa: la macchina da caffè rispetto magari a una macchina del gelato, lavoriamo in pressioni, in acqua calda, in temperatura, raggiungiamo temperature di 120 gradi all'interno della caldaia, ci sono pressioni di 8-9 bar, quindi tutto quello che gira anche per la sicurezza, vedete, lo trovate qui. Ci sono tutte queste sicurezze che ovviamente non vanno mai dimenticate. Quindi ci sono tre sorti di sicurezza che agiscono, ci sono sonde NTC, ci sono tante cosettine che poi ovviamente non mi dilungo perché diventerebbero cose troppo tecniche, che magari se volete proprio nello stand della Dama Caffè c'è una macchina, questa qui che si chiama Urban, vedete che già dal logo è riconducibile perché la tazzina verde, quindi riconduce al discorso del green line. La macchina ha un collegamento wifi, quindi anche in questo caso qua è già controllabile da remoto, quindi sia tramite smartphone sia per quanto riguarda l'operatore, quindi l'utente finale che può mettersi in stand-by o riaccendere la macchina direttamente da casa, ma soprattutto per un'assistenza da remoto. Perché purtroppo, oggigiorno, ma si è calcolato negli anni, tante cose a livello di caffè sono piccole cose che possono essere gestite senza un intervento tecnico, senza uno spostamento. E quindi magari la macchina, come una Urban, per dire, può ricevere direttamente un messaggio dal tecnico e dare un consiglio all'operatore. L'ipotesi: stringe una macinatura, apri il rubinetto dell'acqua, cose che sembreranno banali, ma che purtroppo in un bar, sicuramente avrete esperienza più di me, succedono. Come vi dicevo, siamo qui in provincia di Treviso, come stabilimento. All'interno della fiera siamo presso Dama Caffè. Se volete vedere tutto quello che si è detto a livello di risparmio energetico di macchine caffè, siamo presenti qua e ben bene alla nostra visita. Grazie. Grazie.